Bene, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo già schierati e sul pezzo, quindi direi che possiamo iniziare. Si sta collegando adesso un altro vostro collega, aspettiamo che entri. Eccolo qua. Bene, quindi buon pomeriggio a tutti. Grazie della vostra presenza, grazie ai relatori e grazie anche alla tecnologia che ci consente di lavorare e formarci a distanza. Come sapete, noi siamo una casa editrice che si occupa di sicurezza, quindi principalmente vi sarete abituati a seguirci sui temi delle norme CEI, della videosorveglianza e privacy, dell'antincendio, delle responsabilità civili e penali per gli impiantisti, ma ci sono anche le imprese. Quindi perché questo momento formativo? Per dare delle risposte certe e puntuali. Spesso gli imprenditori sottovalutano, me compreso, gli strumenti e le opportunità. Noi vorremmo aprire la strada ad una consapevolezza che deve partire dalla conoscenza dell'imprenditore. Quindi oggi ci dimentichiamo delle norme connesse alla tecnologia, ma parliamo di come possiamo aiutare le imprese a cavalcare questo cambiamento. Se noi, in primis, non aiutiamo le imprese, diventa difficile, per cui aiutandole probabilmente ripartiamo alla grande. Quindi ci mettiamo al servizio non solo del settore, ma degli imprenditori in questa fase delicata e fondamentale del nostro futuro. Quella di oggi è la tappa numero 10 dei nostri seminari formativi. Ci siamo occupati di credito d'imposta a suo tempo, di bonus affitti e locazioni commerciali, di smart working, di reti commerciali. Oggi torniamo a parlare di credito d'imposta trattando i temi più importanti del piano transizione 4.0 che io traduco in trasforma il cambiamento in opportunità. E a farlo abbiamo chiamato per approfondire questi temi due tra i più riconosciuti professionisti, Giuseppe Ligotti e Antonio Strazzullo, il primo consulente gestione di HR profittevole e il secondo è dottore commercialista e founder di Zero F24. Detto ciò, io lascio la parola subito a Giuseppe Ligotti che introduce un pochino meglio di come l'ho fatto io a se stesso e il dottor Strazzullo e poi iniziamo i lavori. Prego, Giuseppe. Grazie Andrea, buonasera a tutti e ringrazio ancora Sandrolini, dottor Sandrolini, per questa bellissima collaborazione che stiamo portando avanti con Estros Academy oramai da qualche tempo. Faccio una breve presentazione della mia persona per chi non mi conoscesse o per chi mi conoscesse, ma rinfreschiamo un attimino la memoria. Andrea, io sono un consulente aziendale oramai da 20 anni, mi occupo di costi di consulenza aziendale. Mi sono specializzato in questi anni nel efficientamento dei costi. Cosa vuol dire? Nel trovare tutte quelle politiche propositive e attive, non solo di contenimento, per far sì che le aziende possano avere dei risultati positivi e avere una liquidità da investire poi nelle loro aziende, nelle loro imprese. Mi occupo nello specifico di efficientamento dei costi del personale, quindi costi relativi a un particolare settore dell'ambito contabile, ma questo non mi porta ovviamente a trascurare tutto ciò che sono i costi che ruotano intorno all'azienda e che in maniera sinergica si intrecciano con i costi del personale. Ecco che nel corso della mia esperienza professionale ho avuto il piacere di incontrare il dottor Strazzullo, una bellissima collaborazione. Lui è un dottore commercialista, ha fatto anche lui una scelta di campo ben precisa che poi ci dirà lui stesso. E si è dedicato a trovare strade alternative, vero Antonio, per aiutare le imprese a ritrovare quella liquidità e quella diciamo competitività sul tessuto
organizzativo e competitivo internazionale e italiano, senza dover necessariamente aspettare quelli che sono i famosi aiuti di Stato o i contributi a fondo perso. Quindi una soluzione costruttiva e alternativa. Quindi io non rubo altro tempo al dottor Sturzullo, che ringrazio per la presenza, ringrazio ancora te, Andrea, per questa opportunità e tutti i partecipanti. Rimango ovviamente in religioso silenzio e disponibile poi per eventuali quesiti. Passo la parola a te, Antonio, prego. Grazie, grazie. Antonio, scusa, prima di lasciarti la parola, dico una cosa importante per i partecipanti. La modalità di oggi sarà una modalità dove voi avrete le telecamere accese e i microfoni spenti. Se dovete fare delle domande al dottor Strazzullo, nessun problema, le potete mandare in diretta, le vediamo. Io mi sono già messo d'accordo con Antonio Strazzullo di interromperlo di volta in volta, man mano che arrivano domande, così le soddisfiamo. Quindi andate avanti tranquilli e fate le domande. Antonio, prego. Grazie, grazie. Innanzitutto per me è un onore essere alla vostra presenza e dare una mano, un piccolo contributo a quello che è questa crescita professionale che state portando avanti da anni. Quindi per me veramente, per la mia azienda, è un grande onore. Sono un dottore commercialista da 35 anni, ahimè, insieme a altri 28 dottori commercialisti, 10 anni fa abbiamo scelto di creare professioni in team. Qual è stato l'obiettivo? Non di creare un'ulteriore associazione professionale, ma addirittura una rete che fosse incentrata sul principio della specializzazione. Siamo tutti in linea ormai nel mercato italiano e non solo italiano, di presentarci al mercato professionale con delle specializzazioni. L'essere un consulente professionista generico, nel caso mio da dottore commercialista, era diventato un limite, un grande limite. Quindi il gruppo dei 28, 18, 10 anni fa il gruppo di 28 ha scelto di creare professioni in team. Abbiamo la nostra sede legale, che è la prima sede operativa a Milano, al Corso Europa 15, e da lì poi ci diramiamo in tutta Italia perché siamo presenti con altri 189 studi dottori commercialisti su tutto il territorio. Siamo una realtà che riesce a raggiungere tutte le imprese, lo facciamo da azienda, per una ragione molto semplice, perché l'azienda riesce ad avere un linguaggio di azienda verso le imprese. L'azienda crea standard, meccanismi, automatismi e opportunità di efficientamento che invece diversamente uno studio professionale, voi anche a carattere internazionale, difficilmente riesce a dare. Cosa facciamo? Semplicemente riusciamo a trattenere liquidità presso le aziende, ed il tema è caldissimo, attraverso l'azzeramento degli F24, che significa che noi azzeriamo gli F24, lo vedremo come, attraverso delle opportunità che ci sono date dall'ordinamento. Quindi non c'è nessuna strada secondaria, ma la strada maestra è quella del legislatore, ma abbiamo la capacità di essere operativi. Noi riusciamo, vedremo, con la 4.0, diamo risposta operativa entro 7 giorni. Quindi un giorno per quanto riguarda la valutazione e 7 giorni per certificare il credito, quindi ottiene già il credito di imposta. Ricerca e sviluppo 15 giorni e abbiamo un'altra opportunità, è quella che riguarda le aziende del mezzogiorno, dove possono recuperare addirittura il 95% degli investimenti, ma ripeto, vi sto solo spoilerando un attimo quello che saranno gli argomenti delle slide, e questo entro 12 giorni. Prima di cominciare a guardare le slide, piccola nota. Cerchiamo un attimo di contestualizzare il momento. Ricordo a me stesso, ho qui sulla scrivania la mascherina. Siamo in pandemia, siamo in un momento paragonabile ad una guerra. Non perché c'è una guerra batteriologica in corso, ma certamente ha coinvolto tutto il pianeta. Quindi nessuno si è salvato. È un momento dove c'è un grave problema di economia. E questo però cominceremo a valutarlo solo nel post-pandemico. Cioè, se non usciamo dalla pandemia, dalla guerra, non possiamo arrivare al dopoguerra, che è la ricostruzione economica. Cioè, se ci guardiamo intorno, ancora le case sono in piedi, le persone, insomma, tranne se non state colpite da Covid, ancora le incontriamo e le salutiamo, ma cominceremo a valutare i danni e la ricostruzione economica solo dopo la fine della pandemia. Quando avverrà non lo sappiamo.
Però che è successo? Che lo Stato italiano, il legislatore, ha messo a disposizione degli italiani 24 miliardi di euro. Ripeto, 24 miliardi di euro. Vuol dire che il legislatore ha fortemente voluto la innovazione tecnologica in questo periodo storico delle nostre imprese, di tutte le aziende italiane. Questo attraverso il sistema dei crediti fiscali o crediti di imposta, uguale azzeramento F24. Quindi non avremo dei bonifici a cascate a pioggia sui conti correnti, ma la possibilità di fare investimenti, e lo vedremo un attimo tra poco con le slide, in impianti, macchinari, attrezzature, attività di ricerca e sviluppo, formazione 4.0, e questo lo possiamo fare utilizzando l'azzeramento degli F24. E per questo, ripeto, siamo nati 10 anni fa con l'obiettivo chiaro di essere protagonisti in Italia di questo cambiamento. Riuscite a vedere le slide? Andrea? Sì, Antonio, vediamo le slide. Perfetto, sì, le slide perfetto. Le vediamo, sì. Perfetto, ottimo. Allora, questa è la... Sono un attimo, voglio vedere se... Ecco qua. Chi siamo, ve l'ho già accennato. Quando avete problemi di video audio, mi rassicurate, me lo dite, insomma. Allora, chi siamo, già ve l'ho detto. Cominciamo un attimo l'analisi da quello che è le grandi novità 2021. Beni strumentali, parliamo del piano transizione 4.0 e il credito imposta del mezzogiorno. Perché? Per una ragione molto semplice, perché novità delle novità, i due crediti che ammontano il primo al 50% e il secondo al 45% si sommano, quindi sono cumulabili. Perché? Per una ragione molto semplice, perché quello sul mezzogiorno è un cosiddetto aiuto di Stato, quindi pertanto segue la norma della Comunità Europea, quindi il massimo è il 45%, invece quello per beni strumentali, quindi parliamo della 4.0, piano transizione, è un aiuto generico. E quindi questa sottile differenza ci ha fatto cogliere la cumulabilità, quindi sono cumulabili. Arriviamo nel mezzogiorno per lo stesso investimento al 95%. Io, piccola mozione d'ordine, sono abituato nelle relazioni ad essere interrotto, quindi ho chiesto già al direttore Sandrolini di bloccarmi, di farmi domande, perché altrimenti c'ho la biocco a un certo punto, perché per me è importante creare un incontro vivo dove comunichiamo tra di noi, nonostante lo strumento e il mezzo, anche tramite domande. È quello che più ci qualifica e ci permette di fare un corso vivo. Quindi qual è la parola d'ordine? Beni strumentali 4.0. Fatevi un tatuaggio, createvi dei post-it, sfondo del cellulare e del computer. Parola d'ordine 4.0. Che significa? Significa che ogni volta, e lo vediamo, che ho su tutto il territorio italiano, quindi non parliamo di specifiche zone, ma su tutto il territorio italiano, possiamo accedere ad investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature. Questo vuol dire che quando ad un fornitore chiedete di farvi un preventivo su un macchinario, su un impianto o su un'attrezzatura, non siate noiosi, ma dovete sempre chiedergli: ma è 4.0? Ma è certificato 4.0? È predisposto alla 4.0? Vi cambierà la vita, perché avrete un prodotto fortemente innovativo, ma nello stesso tempo avrete un vantaggio fiscale netto, che analizziamo con queste slide. Quali sono i beni agevolabili? La normativa distingue in tre tipologie di beni, in allegato A, allegato B e beni diversi. Chi è escluso, ma è un classico per le normative di finanza agevolata, quello che sono le imprese che si trovano in fallimento, in liquidazione volontaria o in concordato preventivo. È importante che ci sia il DURC regolare, quindi anche la regolarità, ma non solo col DURC regolare, ma anche quello che conoscete benissimo, che è la sicurezza sul lavoro. Quindi vuol dire essere seguiti, assistiti nell'area della sicurezza lavoro da esperti e professionisti è fondamentale.
Perché se non c'è questo presupposto, insieme al DURC regolare e quindi non stare normalmente in uno stato di fallimento o di crisi d'impresa, è un elemento importante. Antonio, scusa, c'è una domanda. Certo. Posso interromperti? Devi, allora, devi. Uno dei presenti dice, una piccola impresa senza dipendenti ha i requisiti per accedere? Sì, perché stiamo parlando di DURC anche di materia lavoro, ma non per forza ci deve essere, cioè il requisito indispensabile non è quello del dipendente. Cioè, per assurdo potremmo avere anche una ditta individuale dove c'è l'unico artigiano titolare che si interessa dell'azienda. Quindi la risposta è sì, si può, anche senza avere dipendenti. Grazie. Grazie a te. Allora, il DURC, che cos'è il DURC? Documento unico, regolarità contributiva, d'accordo, domanda, non ci badate, ma io mi faccio le autodomande. Ma nel caso in cui il mio DURC sia irregolare, non posso usufruire? La prima risposta è no. La seconda, però, invece, è in linea con la nostra attività di consulenza. Non dimentichiamo che siamo dottori commercialisti, anche se abbiamo un'azienda che si chiama 0F24. Quindi cosa consigliamo al cliente insieme in concerto con l'imprenditore e quindi con il suo commercialista? Di preparare un piano di rateizzazione. Immaginiamo 100.000 euro debito con l'INPS, quindi vuol dire che il DURC è irregolare, o 100.000 più 90.000 più 90.000 INPS più 10 INAIL, quindi ammonta a 100.000, basterà rateizzare nelle 72 rate l'importo del debito. Perché? Perché ottenuta la rateizzazione, pagata la prima rata, io torno regolare. Questo lo dovete sapere. Quindi la regolarità non è che io ho estinto il debito, ma che ho pagato, che ho un piano di rateizzo approvato dall'ente con la prima rata pagata. E questo mi permetterà di richiedere il DURC dopo un giorno, 24 ore, e ottenere il DURC regolare. Quindi non fermatevi davanti al DURC irregolare. Sì, insomma, è un danno, ma è superabile, è possibile superarlo. Vi lascio le slide, lascio al direttore le slide per quanto riguarda quindi tutti schemi e schematti. Io ve li sintetizzo per non tediarvi. Antonio, prima delle slide, visto che ci sono delle date, è arrivata una domanda e chiedono, gli investimenti iniziati nel 2020 rientrano? Bella domanda, sì, rientrano. Tant'è vero che dobbiamo distinguere tutto ciò che è ante 16 novembre 2020, quindi fino dal 15 in poi, qui dal 15 novembre in poi, e quello che vi arriva prima del 15 novembre, per una ragione molto semplice, perché lo spartiacque della legge finanziaria 2021. Stranissimo che una norma che regola i rapporti di finanza statale li regoli in maniera retroattiva, assurdo. Dal punto di vista giuridico è un assurdo, ma lecito perché è stato previsto. Quindi abbiamo una norma prevista per gli anni 2021 e 2022 che decorre, nel caso dell'agevolazione del piano transizione, dal 6 al 15 novembre. Quindi c'è poco da fare, c'è poco da dire, cioè esiste e quindi ce la utilizziamo. Quindi che significa? Che noi dobbiamo distinguere la quota di anno che va dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020. Questa quota di anno è agevolabile nella misura del 40%, quindi non arriva al 50%. Per quanto riguarda invece dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 la quota sale al 50% rispetto all'investimento realizzato, invece poi già nel 2022, lo leggiamo anche dalle slide, la quota ritorna al 40%, che significa in soldoni che il legislatore si aspetta investimenti da parte delle imprese. Il legislatore non ha disponibilità finanziaria per dire guarda te li presto io, guarda un attimo nel cassetto te li presto io, no. Il legislatore ha chiaro il principio che i soldi sono nelle casse delle aziende, o perlomeno l'imprenditore sa fare impresa, l'imprenditore sa come procurarsi finanza, sa come procurarsi dilazioni, rateizzi e quant'altro, e quindi lascia all'imprenditore questa capacità, ma gli viene incontro azzerando gli F24, che significa in parole povere
non ti faccio pagare tasse. Cioè l'F24, quel famoso modello che viene utilizzato per poter pagare da quello che è l'IVA, le imposte dirette, IRPEF, IRES, IRAP, di tutto, i contributi dipendenti, lavoro autonomo, di tutto. Quindi ci permette di dire, presenti l'F24 con i debiti, c'è una sezione che voi forse non avete mai visto, è quella del credito. Quindi indicando i codici che vi indicherà, che vi indicheremo nel caso in cui voi chiedeste a noi di elaborare i progetti, quindi vi daremo i riferimenti legislativi per poter mettere il credito e quindi azzerare l'F24. Domanda, ma se ho azzero vuol dire che non ho pagato? No, no, l'azzeramento vuol dire pagamento. Cioè vuol dire che esce un F24 che forse avete mai visto a zero. Cioè vuol dire che avete pagato quella mole di tasse, imposte, dirette, indirette, camere di commercio, IMU, chi più ne ha più ne metta, addirittura anche ruoli esattoriali con il codice RUOL, e lo potete fare inserendo nella sezione credito il credito ottenuto, il valore del credito ottenuto. Quindi giusto la domanda per quanto riguarda gli investimenti, quelli che sono iniziati nel 2020 hanno una doppia tassazione, una doppia opportunità per quanto riguarda il recupero dei crediti fiscali, ma certamente è possibile. Invece, chiudo, il 2019 impossibile. Cioè, 2019 parliamo della vecchia normativa super e iper ammortamento, come veniva conosciuto prima, il piano transizione ex industria 4.0, e lì non ci possiamo fare nulla. Quindi non possiamo metterci mano. Quali sono le formalità sempre per il piano transizione 4.0? Sulle fatture si è dibattuto sul tema che il legislatore ha indicato che va indicata un'addizione. All'inizio è stato scelto da parte del legislatore, anche di tanti colleghi giornalisti specializzati nel settore, di considerare questa addizione come un'addizione appena di decadenza del valore del credito. Non è così. È intervenuto il MISE, l'Agenzia delle Entrate, e hanno chiarito che l'addizione, ovvero la scritta bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, comma dal della legge, è un vizio di forma, la sua assenza, che può essere sanata in caso di controllo ed ispezione semplicemente stampando i documenti apponendo un timbricino. Quindi in tipografia ci faremo fare il timbricino così come vi ho indicato, stampiamo il documento, inseriamo il dato e abbiamo sanato il vizio di forma. Quindi non è un vizio di sostanza come dicevano tanti, non abbiamo mai sostenuto questa tesi, anzi al contrario, perché non esiste che io non metto un'addizione, perdo l'opportunità, non si è mai visto. Cioè è viola quello che sono i principi del diritto tributario. Altra novità è quella che novità no, nel senso che già c'era prima, ma è stata ancora di più sottolineata dal legislatore, il fatto che se i beni, se il singolo bene, se il singolo impianto, macchinario o attrezzatura 4.0 ha un valore imponibile fino a 300.000 euro, può anche essere certificato senza la presenza dell'ingegnere. Detto tra di noi, sì, è vero, ma se volete essere rassicurati, è importante che voi abbiate un ingegnere esperto, una struttura di esperti che vi certifichi la presenza dei requisiti, che altrimenti dovreste farlo voi in autocertificazione. E perdonate, ma sfido, insomma, anche chi oggi è in diretta a sapere con precisione cosa significa. Cioè, i requisiti legati al PNC, PNL, interconnessione, insomma, della serie, autocertificare ha un valore penale, perché è un'autocertificazione mendace nel caso in cui non siano realmente rispettati i termini. Quindi il consiglio che vi do è certamente di, l'opportunità c'è di autocertificare, ma io abbiamo scelto noi di dotarci di ingegneri nostri interni, e ne abbiamo tanti in tutta Italia, esperti solo di 4.0 e ricerca e sviluppo. Quindi potete autocertificare? Sì, potete autocertificare. Lo faresti? No, io no. Cioè, io sono un dottore commercialista specializzato in crediti fiscali, ma non mi sogno di firmare un'autorizzazione.
un'autocertificazione. Non lo so, cioè, non lo so se veramente quello strumento risponde veramente ai requisiti della 4.0. E credetemi, io studio quotidianamente queste norme, ma lo deve fare un ingegnere. Tant'è vero, ripeto, che noi al tavolo tecnico interno noi ci consultiamo con i nostri ingegneri. Scheda tecnica delle caratteristiche, questo è un classico, quindi parola d'ordine 4.0, ma fatevi dare anche la scheda tecnica, perché la dovete sottoporre all'ingegnere che dovrà certificarvi, oppure voi, ripeto, che autocertificate, ma perlomeno vi rendete conto se la macchina ha i requisiti. Antonio, scusa, è arrivata, per la verità, due domande che formulano la stessa richiesta, cioè dice: i documenti contabili dei beni 4.0 devono presentare una dicitura specifica. Vuoi magari sottolineare meglio questo aspetto, per cortesia? Sì, allora, torno sulla slide di prima. La dicitura è questa qui chiara che leggete: bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1051 a 1059 della legge 178 del 2020. Parliamo di questa dicitura però nell'ambito degli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020, perché nel caso in cui vogliamo recuperare dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020, la dicitura è della vecchia normativa. Quindi non è questa la dicitura. Questa è la dicitura per legge di bilancio 2021. Quindi con piacere poi vi darò anche il testo della precedente edizione. Allora, come utilizzo il credito? L'abbiamo detto anche prima, non ci sarà nessun bonifico, quindi non vi aspettate che qualcuno vi mandi un bonifico. Avremo una compensazione di F24 con codici tributo, quelli già indicati. La cosa più interessante non è tanto il codice tributo, ma qual è il tempo di utilizzo? Cioè, io oggi investo 100.000 euro, ma posso capire un attimo questo famoso 50%, quindi 50.000 euro, quando posso compensarlo? Semplice, il legislatore ha chiarito che possiamo compensarlo in tre quote, quindi 50.000 diviso 3, di cui un terzo subito, quindi azzerando subito gli F24, un altro terzo nel 2022, un altro terzo nel 2023. Domanda, ma se io nel 2021 non sono riuscito a compensare tutto il credito, lo perdo? No, abbiamo chiarito, il legislatore ha chiarito, ma noi eravamo già certi e convinti, come nostro centro studi, osservatorio sui crediti fiscali, che era impossibile. Cioè, il credito fiscale non si perde, il credito d'imposta è un diritto acquisito che non si perde. Addirittura può anche essere riportato negli esercizi successivi. Antonio, una domanda. Il credito d'imposta è cumulabile con il credito industria 4.0? Bella domanda. Sì, certo che sì. E tanto è vero che mi stai spoilerando le slide. Perché un'altra forma di credito d'imposta che va a cumularsi alla 4.0 è quella del mezzogiorno. Sono cumulabili, addirittura arriviamo al 95% tra il 50% sullo stesso impianto. Allora, 100.000 euro di macchinario che ho comprato in Italia, quindi in tutta Italia, posso recuperare il 50%. Quindi 50.000 euro già li porto a casa in tre quote. Però questa azienda si trova nel mezzogiorno, o perlomeno l'azienda può anche essere di Milano, avere la sede a Milano, ma ha una o più unità produttive nel mezzogiorno, per quelle attività produttive del mezzogiorno, recupera l'ulteriore 45%. Avete capito bene? 50 più 45, recuperiamo il 95%. Questo vuol dire che, detto in maniera molto semplice, ci viene a gratis. Cioè, della serie, se io compro un macchinario che può essere una qualsiasi attrezzatura per le vostre aziende, perché poi, ripeto, la norma non parla di industria, parla di tutti i settori imprese, e poi dopo vi chiarirò anche il principio dell'impresa agricola, eventualmente non impresa agricola.
ma l'obiettivo è che siano imprese. Quindi quell'azienda del nord che investe nelle sue unità produttive del mezzogiorno, oppure un'azienda del mezzogiorno, recuperano per quel macchinario su 100.000, 50.000 perché 4.0, e in più sempre su 100.000, 45.000, quindi arriviamo ad un totale di beneficio di 95.000. Però sul mezzogiorno il legislatore è stato più proficuo, ha creato maggiori opportunità dietro tra di noi. Perché? Perché la opportunità del credito, lo vedremo, può essere utilizzato in maniera immediata senza attendere i tre esercizi. Quindi nel mezzogiorno lo stesso investimento, che è un 4.0, lo stesso impianto, macchinario, attrezzature, riusciamo a recuperare il 50 più 45, il 50 in 3 anni, in 3 quote annuali, l'altro 45 subito. Quindi è un vantaggio che sinceramente insomma può sembrare addirittura spropositato. L'abbiamo già detto che per quanto riguarda il mezzogiorno, che esiste dal 2016, che significa che un'altra cosa, un'altra domanda classica: ma allora gli investimenti degli anni passati posso recuperarli? Ma certo che sì. Chi ha effettuato investimenti nel mezzogiorno tirasse fuori fatture e contratti leasing dal 1 gennaio 2016. Si può retroattivamente recuperare utilizzando oggi il credito. Per quanto riguarda l'altro che abbiamo visto prima, l'altra misura, la 4.0, invece dal 1 gennaio 2020. Quindi abbiamo anche questa possibilità di recuperare retroattivamente, però con date diverse. Le regioni sono quelle classiche agevolabili del mezzogiorno. Chi può accedere, chi è escluso, ci sono delle categorie indicate che sono 6, perfetto, 6 categorie classiche: industria siderurgica, costruzione navale, fibre test, fibre sintetiche, trasporti e logistica, produzione di energia, creditizio, finanziario, assicurativo. Quindi sono 6 settori canonici esclusi. Quindi quello che dovete vedere è il codice Ateco della vostra attività. Quindi se non rientrate, ma dovreste non rientrare, perché questi sono casi limite, sono aziende insomma di una certa rilevanza, o banche, insomma, figuriamoci se una banca può chiedere un credito imposta del mezzogiorno. Un'altra osservazione per quanto riguarda le cose. Dimmi. Antonio, scusa, una domanda su questo tema che dice: sono un'impresa che svolge diverse attività, fra le quali è inclusa un'attività facente parte delle escluse dal CIM, esempio trasporti. Posso usufruire del CIM? Sì, ma solo per la quota, solo se l'investimento fa riferimento al codice Ateco ammissibile. Mi spiego meglio. C'è una realtà aziendale, abbiamo analizzato da poco, che ha un codice Ateco trasporti e logistica, e per quell'area lì, quindi vuol dire che se lì compra un nuovo camion, no. Invece per quanto riguarda l'altra attività, che invece è di commercio di attrezzature, sì. Quindi è possibile, però bisogna individuare chiaramente il codice Ateco dell'altra attività, non per forza secondaria, cioè non deve essere per forza primaria o secondaria, però l'investimento deve essere relativo al codice Ateco ammissibile. Quindi è possibile. Quali sono i beni, l'abbiamo chiarito, che sono macchinari, impianti e attrezzature. Allora, ora voglio un attimo soffermarmi sull'aspetto delle società agricole e imprese agricole. Grande novità per il 2021, perché fino all'anno scorso non erano ammesse, cioè per gli investimenti dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 le società aziende agricole non rientrano né nella 4.0 e neanche nel credito d'imposta del mezzogiorno. Perché? Perché l'italiano è una bella lingua. Cioè, quando si parla all'interno della norma di reddito di apostrofo impresa, di impresa, si fa riferimento al reddito tributario. Quindi non reddito dell'impresa, che è una differenza tra ricavi e costi. Quindi che succede? Che dal 16 novembre 2020 il legislatore ha voluto dare spazio
a tutte quelle aziende agricole, imprese agricole, società agricole che non dichiaravano reddito di impresa. Quindi ha detto il legislatore nella legge di bilancio 2021, mettiamo come riferimento reddito dell'impresa, quindi possono usufruire della 4.0. Che significa praticamente trattori, io pensavo che il trattore fosse una cosetta da 10.000-20.000, troviamo nelle nostre preanalisi trattori da 100, 200, miti trebbia, cioè delle attrezzature importantissime da 400.000 euro, prima non erano agevolabili, oggi sono agevolabili 4.0, pertanto posso recuperare il 50%, ma non è consentito per il mezzogiorno, perché questa precisazione di impresa e dell'impresa non c'è stata nella norma sul credito d'imposta del mezzogiorno. Quindi sono svantaggiate le imprese agricole, società agricole che dichiarano reddito agrario. Quelli invece che dichiarano reddito di impresa, quadro F e quadro G della dichiarazione dei redditi, sì, possono avere tutti e due le opportunità. Quindi 50% più 45%. Antonio, scusa, c'è una bella domandina. No, questa è proprio ad hoc, sembra centrata, è stata di un tempismo esemplare, complimenti a chi l'ha fatta. Dice, se il pagamento del bene nuovo è avvenuto con la sottoscrizione di cambiali agrarie, rientra? Allora, sì, un principio di base, non lo dite ai fornitori però, non lo dite ai fornitori. Che sia per quanto riguarda la 4.0 che per quanto riguarda il credito d'imposta del mezzogiorno non servono i pagamenti. Che significa? Significa che serve la fattura, non quietanzata, la fattura, quindi cambiare o non cambiare, agrare o non agrare, non riguarda. Quindi possiamo, dobbiamo solo valutare se è ammissibile l'azienda e il tipo di attività e anche contratti di leasing. Per esempio, una domanda classica sul contratto di leasing, sì, ma devo darti tutte le rate? No, non mi interessa. A noi interessa avere il contratto e addirittura dalla data del contratto noi usufruiamo dei crediti. Quindi guardate che è un qualcosa che sembra sconosciuto ai tanti, ma in realtà, perché c'è a volte la considerazione vecchia, ma di 30 anni fa, dove finanza agevolata uguale quietanza sulla fattura. In tanti ci marciano. Ma ripeto, resta tra di noi, ma insomma, quindi ai fornitori devono sapere che non c'è bisogno di chiudere il pagamento immediato, cioè noi possiamo anche stabilire una dilazione con i fornitori. Le eccezioni sono classiche, innanzitutto sia per la 4.0 ma anche per il mezzogiorno, i beni devono essere nuovi, giustamente. Il legislatore non vuole agevolare il riuso di strumentazione vecchia, ma vogliono che ci sia innovazione tecnologica. Oggi un frigorifero industriale non è la stessa cosa di un frigorifero 10 anni fa. Sono ormai degli strumenti 4.0, sono collegati a delle piattaforme telematiche, telemanutenzione, teleassistenza. Stamattina parlavo con un'azienda del Triveneto dove producono forni industriali, e questi forni sono 4.0, cioè loro fanno tantissime attività di ricerca e sviluppo per la innovazione tecnologica. Un altro requisito è che i beni devono essere conservati in azienda per quanto riguarda la 4.0 per 3 anni, dice il legislatore, per quanto riguarda il mezzogiorno per 5 anni. Quindi vuol dire che io non posso, sarebbe bello, compro credito d'imposta, vendo, compro credito d'imposta, vendo. No, è possibile farlo solo dopo che sono passati almeno 5 anni, o perlomeno, chiarisco, ho un macchinario 200.000 euro, me ne serve un altro, posso comprarlo? Certo che lo puoi comprare, ma non in sostituzione di quello, non è che vendi quello, devi aggiungere. Poi sono passati 5 anni, vendi, non è un problema, ma devi rispettare i famosi 5 anni. Qui mi piace perché è qualcosa di battutissimo per quanto riguarda gli automezzi. Allora, dovete sapere che io faccio un'analogia tra quello che è la camper e roulotte. Capirete che non c'entra nulla quello che sto dicendo, ma solo per farvi comprendere la differenza.
In tanti colleghi che ripeto non sono esperti ma sono dottori commercialisti, quindi hanno titolo per poter parlare, di fronte agli automezzi dicono no, non è possibile l'automezzo considerarlo un mezzo d'opera. E no, non è vero. Perché la normativa è chiara, sono intervenuti anche gli interpelli, l'ultimo 189, che ha chiarito la strumentalità del bene. Cioè, il bene, se è un mezzo d'opera strumentale per l'azienda, è ammissibile. È ammissibile. E addirittura è anche 4.0. Caso concreto, un'azienda famosissima in Italia, che assistiamo, produce betoniere. Questa azienda, ha avuto diversi pareri contrastanti. Perché? Perché la betoniera è fatto di un veicolo e della betoniera. Però io per questo lo affronto di prima. Quando ho conosciuto l'imprenditore, guarda, facciamo un esempio. Se la roulotte, quindi la roulotte è una struttura e ci aggancio con il traino alla mia auto. In quel caso l'auto non è ammissibile. Ma se invece tu mi parli di un camper, quindi se la tua betoniera è tipo un camper, cioè è un tutt'uno, cioè non c'è distinzione, cioè si capisce che il camion, cioè lo strumento veicolo per trasportare, ha un motore, ha uno sterzo, cioè ha tutta quella strumenta, ha delle ruote per poter essere trasportato, però è un unicum il camper, cioè l'uno non può viaggiare senza l'altro. E ripeto, è una non battaglia, perché sinceramente, insomma, siamo talmente ferrati in materia che non è un problema di battaglia. Ma per far comprendere alle imprese a volte non è tanto semplice, perché hanno la convinzione che essendo autoveicolo non è ammissibile. Invece abbiamo provato a questa azienda importante che invece è ammissibile. Ma questo cambia la vita, perché su una betoniera di 300.000 euro dire recuperi il 50%, quindi area Veneto, recuperi il 50% sulla betoniera solo, sulla struttura attrezzo, chiamiamolo così, di 100.000, lui recupera 50. Ma se invece l'unicum vale 300, io recupero 150, 100.000 euro in più. Vuol dire che avrò un vantaggio competitivo totalmente diverso. E questo permetterà anche alle aziende che producono betoniere di vendere di più, perché della serie, dico, do dati che ripeto, non sono un esperto di betoniere, ma del principio sì, se il cliente dice guarda quanto costa 300.000, vediamo se c'è quella più piccola. Ma quando si rende conto che su un investimento di 300 ne recupera il 50%, dice guarda, invece di uno me ne dai due. Cioè sarà portato ad investire. Ma questo è lo spirito della norma. Lo spirito della norma di 24 miliardi di euro alle imprese per innovarsi è questo. Quindi non c'è altro. Quindi spesso bisogna andarsi a leggere anche i lavori parlamentari per chiarire ma perché c'è scritto questo. A tanti in maniera, come dire, originale sfugge e quindi in maniera secondo un principio di prudenza, ma a volte non è prudenza, è solo, come dire, non voler valutare, non scendere a valutare in maniera concreta la norma, però crea disagio e danno alle imprese, sinceramente. Torniamo al mezzogiorno. Abbiamo dei limiti dimensionali legati alla classificazione standard di piccola, media e grande impresa. Quindi, ripeto, non vi annoio, dal 45 al 25%, normalmente in Italia abbiamo piccole imprese, quelle che hanno fino a 50 dipendenti e un volume d'affari fino a 10 milioni. Vediamo un attimo la documentazione occorrente, visura camerale, banale, banalissima, visura camerale, DURC regolare, abbiamo chiarito se non è regolare cosa bisogna fare, e per gli investimenti dal 2016 al 2020 possiamo recuperare l'arretrato. Invece per gli investimenti in corso bastano i preventivi. Cioè io già sul preventivo otteniamo il credito sul cassetto fiscale in quel caso, che il mezzogiorno va tramite autorizzazione agenzia delle entrate, e lì va sul cassetto fiscale. Quindi io vedo già ipotecato, già assegnato la quota di credito d'imposta che utilizzerò solo nel momento in cui mi arriva la fattura. Ma già posso presentare la pratica. Come lo utilizzo? Idem Antonio, come prima. scusa, Dimmi.
Dimmi. Scusami, c'è una domanda sul leasing che dice: secondo che termini il leasing rientra nel credito d'imposta? Allora, il termine è stabilito dalla norma, cioè il legislatore ha chiarito a chiare lettere all'interno della norma che si tratta di fatture o leasing, quindi non è una diceria o un'invenzione, ma è stabilito dal legislatore. Tant'è vero che noi sinceramente non amiamo citare né le circolari ministeriali e né gli interpelli, vi spiego anche il perché. Però in questo caso lo devo fare perché è la stessa agenzia delle entrate, il MISE, che hanno chiarito, ha ribadito, perché poi c'era poco da leggere, insomma, basta leggere la norma, perché il problema spesso è che tanti danno suggerimenti, perdonami Andrea, vedendo trafiletti in giro, cioè della serie, non vanno a leggere, guardano il titolo dell'articolo, non vanno a leggere il contenuto, cioè non vanno neanche ad applicarsi su quello che dice il giornalista, cioè il redattore, la redazione è stata precisa nell'indicare, ma a volte ti ricordi solo il titolo. Cioè, questa è l'esperienza di tanti che, ripeto, cioè, voi fate un ottimo, uno splendido lavoro, ma loro prendono solo il titolo e per loro quello è la chiave di volta. Invece no, devi leggere l'articolo. Quindi il titolo serve per avvicinarti, o poi devi leggerti l'articolo. Quindi è la risposta che è nella norma. Allora, un'altra Antonio, dimmi. scusa, perdonami, c'è No, no, sempre una prego. domanda sulla slide che vedo adesso, i tempi di utilizzo, no? La domanda che è arrivata dice: ho capito bene, il credito non scade, ma se non sono capiente, fino a quando posso utilizzarlo? Allora, la norma dice fino al sesto anno, io ti dico all'infinito. Cioè, nel senso, è una ragione molto semplice, perché la norma, o perlomeno, più scusa, rettifico. La norma nulla dice, perdonatemi, la norma nulla dice, interviene la famosa circolare che parla di 5, 6 esercizi, quindi 5 più 1 per l'accertamento. Io invece vado oltre, perché il credito fiscale è un diritto acquisito, visto che il legislatore non ha indicato un termine, vuol dire che segue i principi del diritto tributario e il diritto tributario prevede che se è un credito o un debito, io devo rispettare il debito e anche il credito. Cioè non vedo perché il debito alla fine posso anche essere, come dire, può essere chiesta la riscossione anche dopo tanti anni, avendo bloccato i termini per la notifica, e invece non per un credito è un credito. Quindi io ho anche una cosa a spoilerarvi. Sono stato ospite di Italia Oggi in diretta televisiva insieme al tavolo tecnico del governo, precedente governo, dove si parlava di un problema, quello legato alla moneta fiscale. Prima di me c'era il governo, insomma, il rappresentante del governo che è esaltato del super bonus perché abbiamo creato moneta fiscale. Avete visto? Basta solo che voi chiudiate il contratto con l'impresa di costruzioni, lui poi acquisisce il credito, voi non pagate nulla, acquisisce il credito, poi lo dà alle banche, lo gira, è moneta fiscale. Povero lui, io capitavo dopo di lui. Mi guardi, presidente, felicissimo, però io sono uno specialista di crediti fiscali. Ricordo a me stesso che norme precedenti, che voi rinnovate ogni anno, le prorogate ogni anno, le innovate ogni anno, per l'imposta del Mezzogiorno 4.0, ricerca e sviluppo, non sono cedibili. Cioè vuol dire che questi crediti restano in pancia all'azienda e sono anche di svariate centinaia di migliaia di euro. Ah, dice, guardi, il tema è interessante, lo approfondiamo. Quindi siamo in attesa, dico, in un prossimo futuro, che loro prenderanno in seria considerazione la possibilità di estendere questa famosa moneta fiscale, quindi questo fatto di tramutare i crediti in opportunità di cessione. Credimi, succederà per una ragione molto semplice, perché con la crisi di finanza, di liquidità che c'è oggi, poter dire, ma che ti devo, 40.000 euro? Guarda, io non ho soldi. Ah, un attimo, ho questo credito d'imposta di 80.000, te lo prendi? Cioè, quindi vuol dire compensarlo. Sì, si può fare. Si farà, si farà. Quindi la risposta è: non sono cedibili oggi questi crediti fiscali,
ma nel prossimo futuro il legislatore già sta valutando, e noi gli staremo dietro sinceramente, perché anche le comunicazioni che noi normalmente facciamo sui quotidiani è proprio in direzione della celibità, che insomma è un assurdo che non possano essere ceduti, dico francamente. Il credito d'imposta è cedibile, quindi abbiamo spoilerato quello di prima. No, non è cedibile. Né la 4.0, né il mezzogiorno, né il ricerca e sviluppo. Della serie lo utilizzi. Un'altra bella domanda che mi sono fatto, è oggetto di tassazione? Bella domanda. Allora, credito d'imposta 4.0, quindi il famoso 50%, ricerca e sviluppo, che ricopriamo il 45%, non sono tassabili. Cosa significa? Significa che il legislatore ha indicato nella norma non è tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, c'è scritto. Che è successo però per quanto riguarda il 2016 sul mezzogiorno, e lì ne stiamo facendo una battaglia sinceramente, il legislatore cosa dice? Nulla, nulla. Non c'è scritto nulla. Vi sfido a trovare 100.000 euro a chi mi trova della norma che è tassabile o non è tassabile. Non c'è scritto nulla. L'abbiamo letta, riletta, straletta, studiata, analizzata da mesi, da anni, perché il 2016 è uscita. Non c'è scritto. Questo cosa significa? Che in diritto chi tace non dice nulla. Non è il chi tace acconsente. Tant'è vero che il chi tace acconsente è un silenzio assenso che deve essere indicato nella norma, ma nel caso specifico non c'è nulla. Che cosa succede? Esce una circolare il 2017, la 34, che dice, considerato che il legislatore nulla dice, quindi lo stai anche affermando, tu agenzia delle entrate, poiché il legislatore nulla dice, secondo noi è ipotizzabile che sia tassabile. Perdonatemi. Ma poteva mai dire l'Agenzia delle Entrate che quel tipo di contributo fosse non tassabile? Ma c'è un problema di fondo. A, il legislatore non dice nulla. B, è un aiuto di Stato. Gli aiuti di Stati, da norma, da principio di diritto tributario, non sono tassabili. Cioè, ma mi sembra normale che lo Stato mi dà un contributo e dice poi tassalo, assurdo, perché ripeto, per analogia, visto che parliamo sempre di contributi a fondo perduto, ricerca e sviluppo e 4.0 non sono tassabili espressamente. Perché? Perché sono anche di una natura diversa. Non voglio tediarvi, ma credetemi, ne stiamo facendo una battaglia per quanto riguarda il mezzogiorno, perché tutti stanno tassando questi fondi. Cioè vuol dire che lo Stato eroga 100 milioni e 30 se li vede ritornare dietro sotto forma di tasse? No, assurdo. Cioè per me è inconcepibile. Sulla circolarità ne abbiamo parlato, sul fatto che non siano cedibili, ve l'ho detto fino alla noia, quindi che è possibile trasferire... Allora, questo per evitare che qualcuno possa dire ah, ma io ho sentito però che possono essere trasferiti. Nel caso specifico del mezzogiorno, tre sono i casi reali di trasferimento, ma anche per quanto riguarda la 4.0 cerchi sviluppo. Cioè, se io cedo il ramo d'azienda, ma lì è palese, perché sto cedendo il ramo con le attività e passività, quindi tutto ciò che afferisce, le attività e passività vengono cedute. Cessione dell'intera azienda, e beh, mi sembra normale. Quindi se c'è un ramo con quelli crediti e debiti, anche l'azienda, intera azienda ancora di più. Oppure c'è un caso delle società di persone dove loro riconoscono ai soci la quota reddito e la quota delle ritenute, nonché i crediti. Anche in questo caso è possibile. Ma non c'è una vera cessione, non c'è una vera circolarità, ma è solo una modalità che già prevedeva il legislatore di poter trasferire i crediti d'imposta. Sulla tassabilità l'abbiamo già detto, quindi i beni strumentali non sono tassabili, i contributi, i benefici sono fondo perduto. Mezzogiorno, manca la norma, però ripeto, è una battaglia che troverà certamente, anzi vi spoilero che noi abbiamo deciso con
le università italiane di farci fare i pareri pro veritate. Nel senso che noi sosterremo sulla stampa specialistica, quindi su tutta la stampa specialistica in modo particolare, ma non fosse perché viene letto dai dottori commercialisti, quindi quelli che normalmente applicano la tassazione, quindi alcuni, ma su tutti insomma abbiamo l'interesse di comunicare, quello che sarà il risultato del nostro osservatorio di 0F24 con l'avallo dell'università. Per la ragione molto semplice, perché è un diritto, cioè assurdo, ripeto, io scusa che insisto, ma se non c'è il requisito, nulla questione, tutto a posto, hai ragione. Cioè qui non stiamo ragionando sul come vedi il mezzo, lo vedi come roulotto, lo vedi come camper, ma poi vediamo che è un principio violato e là non ci sto, sinceramente non ci sto, non ci stiamo. Cosa cambia le novità per quanto riguarda ricerca e sviluppo, che è un'altra opportunità che noi trattiamo, non solo ha visto un attimo decrescere il valore del contributo ricerca e sviluppo, perché il 45% ai noi è solo per le aree mezzogiorno, cioè ai loro, ai noi va bene per il mezzogiorno, ma cioè, ricerca e sviluppo è un qualcosa che fanno tantissimo le aziende dell'area nord, centro-nord, non me ne vogliano insomma i nostri conterranei, ma della serie ricerca e sviluppo è un qualcosa che normalmente non viene realizzato, sì, nelle aree del mezzogiorno, tant'è vero che viene stimolato il credito d'imposta volendo portarlo dal 10-12 al 45%. Questa è un'altra occasione da non perdere. Cioè, se abbiamo realtà nel mezzogiorno, unità produttive nel mezzogiorno, ora o mai più. Cioè, possono fare investimenti in impianti, macchinari e attrezzature con un beneficio del 95%. Poi se fanno ricerca industriale, prototipazione e tutto ciò che riguarda lo sviluppo e innovazione tecnologica, recuperano il 45%. Ma scusate, ma è a gratis. È a gratis. Cioè, assurdo, assurdo, assurdo non utilizzarlo. Quindi, brevemente, il bonus ricerca e sviluppo, chi può usufruire? Tutte le aziende italiane. Abbiamo avuto questa modifica, leggete questa strana acronimo RISEID, per una ragione molto semplice, perché non è più il vecchio ricerca e sviluppo, ma c'è anche innovazione tecnologica e design. Quindi l'aggiunta della I e della D, innovazione tecnologica e design. Questa è stata una cosa interessante per quanto riguarda, ripeto, quello che ha fatto il legislatore, perché anche per il design ha riportato al 45%. Però ancora insomma fa fatica a riconoscere la ricerca e sviluppo come un momento centrale per le aziende italiane. Cioè, mi dai 24 miliardi di euro per l'innovazione tecnologica, assurdo che non mi potenzi ricerca e sviluppo anche per l'area centro-nord, dito tra di noi. Le imprese ammesse sono quelle che sul territorio dello Stato, presenti sul territorio dello Stato, però vedremo che così è relativo, perché sono ammesse, ma la percentuale è inferiore. Sono esclusi sempre chi non è in regola con le norme di sicurezza sul lavoro, pagamento di contributi. Ecco, questo un po', io me ne lascio, non voglio entrare nel merito, ma c'è un po' quali sono le spese ammissibili, quindi il personale dipendente, le quote di ammortamento relative alle macchine utilizzate per la ricerca e sviluppo, i materiali e forniture, e una cosa importante sono i contratti di consulenza con gli enti di ricerca. Approfitto perché questo per noi è un fiore all'occhiello. Noi non solo abbiamo internalizzato da anni il processo dei nostri ingegneri, ma una cosa importante, abbiamo creato dei collegamenti sani con gli enti di ricerca. Perché? Perché affidandosi agli enti di ricerca noi possiamo avere un contributo doppio, perché la fattura, il contratto chiuso con l'ente ricerca, noi recuperiamo il 75% rispetto al 50%. Quindi è un'opportunità fiscale, e detto tra di noi, essere anche certificati dall'ente ricerca è un onore, ma ci toglie anche peso dalle spalle per quanto riguarda la responsabilità. Perché? Perché noi siamo certi di quello che facciamo, ma se abbiamo anche il valore dell'ente di ricerca che fa ricerca, cioè sono quelli
quelli riconosciuti sul territorio italiano, partecipati normalmente alle università, quindi abbiamo un bollino blu che sinceramente non basta. Antonio, scusa, una domanda. Uno dei partecipanti dice: ho ottenuto la detrazione del 50% sul risparmio energetico. Posso ottenere il credito? Allora sì, allora il principio base, allora bisognerebbe capire innanzitutto di che natura è questo 50% come risparmio energetico. Se è un credito d'imposta, la normativa chiarisce, ma ripeto, ormai ne sono pieni i giornali, che noi possiamo usufruire fino al 100% del valore dell'investimento. Che significa? Se io ho comprato un macchinario 100.000 e prendo la nuova Sabatini per il 75%, prendo più il 50% 4.0, mi trovo nel sud, più il 45 della serie, 50 più 45 più e più e più, posso arrivare al massimo al valore del bene. Di più non posso. Di cosa ho bisogno per richiedere la ricerca e sviluppo? C'è una comunicazione che viene inviata al Ministero, ma cosa importantissima, per noi era una regola, ma prima non lo era, la relazione tecnica asseverata. Non è più una relazione tecnica che può essere lasciata anche dall'ingegnere interno all'azienda, ma deve essere tecnica e asseverata da uno specialista. Questa è stata importante perché, ripeto, non voglio fare osservazioni sul settore di chi applicava la normativa sul periodo di imposta di ricerca e sviluppo, ma in tanti sono stati superficiali, quindi non si andava a verificare veramente l'attività di ricerca e sviluppo, cioè per questo servono gli ingegneri, ma serve l'ingegnere che ti segue insieme al gruppo di dottori commercialisti che valuta insieme al revisore legale che certifica. Invece spesso era una firmetta messa su 10 documenti che non rispettava la norma, mettendo in grave disagio l'azienda in caso di controllo, perché in caso di controllo dice sì, e dove sta il progetto? Ah, eccolo qua. Scusate, questo non è un progetto, questa è una sintesi, un abstract. Dove sta il progetto? No, guardi, ma è questo, non è così. Perché la normativa parla espressamente di manuali scientifici, come il manuale di Frascati e il manuale di Oslo, che sono manuali da ingegnere. Cioè io non mi avvicino neanche, io guardo lontano, leggo il titolo, perché è materia da ingegneri, che la fase contro fase, non lo so. Io intervengo da specialista dei crediti fiscali nel mio settore, quindi nella parte ingegneristica la facciano gli ingegneri, tanto è vero che abbiamo i nostri ingegneri, come anche la revisione legale, lì lo posso fare anche, noi da dottori commercialisti, ma abbiamo anche i nostri interni revisori legali che certificano le spese. Quindi tanto è vero che lo vedete nella slide che c'è la certificazione da parte del revisore legale dei conti. Le percentuali, ripeto, non mi annoio, le leggete, quindi va dal 20% di ricerca e sviluppo fino al 45%, distinguiamo tra area nord, area centro, nord e sud, e le quote sono 3 quote annuali, però c'è una particolarità rispetto alla 4.0, che le 3 quote annuali a partire dall'esercizio successivo, che significa? Io oggi ho sostenuto i costi, posso recuperare il credito d'imposta dopo che l'ho certificato, ma nel 2022. Un'altra cosa importante che non c'è scritto ma ve la spoilerò, è quella relativa agli anni passati. Tante aziende hanno realizzato attività di ricerca e sviluppo negli anni dal 2016 al 2019, 2020, e non sanno che possono recuperare retroattivamente quei crediti d'imposta. Considerate che tanto è bello andarli a recuperare, in quanto quei crediti, addirittura fino al 2019, quando è cambiata normativa, possono essere utilizzati tutti immediatamente. Non c'è il 3 anni in 3 quote, da cui la prima nell'esercizio successivo. Quindi della serie è una opportunità che tanti ignorano. Che tu guardi sempre la normativa nuova, non vai a verificare, non avendo storia, non sai che c'è quella precedente. Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, IT 4.0 e green, e design e ideazione estetica. Quindi il legislatore ci ha graziato per queste diverse tipologie.
La ricerca si distingue in fondamentale, base, applicata e sperimentale. Tralascio perché, ripeto, la trovate nelle slide. Quali sono invece 5 punti da porsi quando si parla di ricerca e sviluppo? Ma è una novità? È creativa? E il risultato deve essere incerto. Che significa? Cosa assurdo, guardate che cioè, chi non è del settore inorridisce. Ricerca e sviluppo non deve essere fatto per un risultato certo. No, cioè, il legislatore ha indicato che se c'è il risultato, bene, ma devo solo ricercare e sviluppare. Questa poi non l'ho capito. Cioè, vengono dati contributi così importanti senza arrivare ad un risultato. Ma è la logica del legislatore, io mi permetto solo di darle un giudizio, ma non sono del legislatore. Cioè, il legislatore dice, non devi avere un risultato, cioè della serie, io faccio esperimenti per trovare il nuovo vaccino, dico per dire, non lo trovo, oppure un nuovo prodotto, una nuova fibra tessile, non riesco a combinarla. E io avrò sempre credito d'imposta ricerca e sviluppo. Può essere pianificata? Sì, che deve essere pianificata. Può essere trasferita e riprodotta? Certamente che sì. Quindi i prodotti nuovi, migliorati, migliorabili, quindi cioè, è tutto indicato dalle nostre ingegneri, quindi pertanto ve lo tralascio. Un'altra opportunità, e poi Andrea mi fermi insomma, quando ho sporato, quindi mi fai altre domande. Il bonus Guarda, pubblicità. su questa, anzi, ti chiederei, visto che entriamo nel bonus pubblicità, che è una cosa che ci Certo. riguarda anche da vicino, c'è una domanda che è arrivata un attimo fa e si ricollega alla parte precedente, dice: ho IVA da recuperare, credito IVA, posso accedere al credito? Allora, sì, bella domanda, perché si fa confusione tra i crediti. Allora, addirittura tanti colleghi quando sentono parlare di crediti d'imposta, diciamo guarda, ma io questo deve essere certificato, non lo puoi utilizzare, c'è il limite di 200.000 euro. No, allora il credito IVA è un credito IVA che ha una strada sua autonoma ed indipendente. Quindi posso recuperare e sommare i crediti d'imposta, tutti, posso sommarli. Quindi non ha nulla a che vedere con il credito IVA. Cioè, non è ancora chiaro che parliamo di due binari paralleli, i crediti fiscali ordinari e quelli invece che stiamo trattando, che si chiamano in maniera impropria, ma fondo perduto. Cioè, questo è fondo perduto. Quello invece che della domanda sono crediti originati dalla IVA acquisti, IVA vendite, ho più acquisti che vendite in base all'IVA e lo vado a recuperare in dichiarazione IVA, che posso anche chiedere un rimborso, ma è un'altra natura. Cioè, non dobbiamo confondere i crediti IVA fiscali con quello che sono i crediti fiscali da fondo perduto. Ok, sul tema bonus pubblicità era già arrivata una domanda e chiedeva: ho fatto pubblicità tramite social, banner e volantini, posso accedere al credito d'imposta pubblicità? No, allora, no, tutto ciò che riguarda social, volantini, quindi parliamo di Facebook, Instagram, Google e quant'altro, no, cartellonistica stradale, no. Allora diciamo prima, facciamo prima dire cosa rientra. Rientra quello che è l'attività su magazine, carta e online, quindi direttore, cioè, sarei felice che rientrate voi, la vostra categoria. Quindi deve essere un magazine registrato. Quindi non il magazine aperto 3 secondi prima, ma deve essere tenuto presso, deve aver ottenuto la registrazione presso il tribunale. Quindi è un giornale, una testata giornalistica, quindi sia cartacea o online. Addirittura all'online vanno bene anche i banner, quindi non c'è bisogno solo di fare un redazionale o un pubbliredazionale, ma addirittura posso anche comprare una pagina pubblicitaria, ma anche online. Quindi delle esposizioni, oppure inviare le news con la pubblicità dell'azienda, anche nel caso fatto da testate giornalistiche come la tua, come la vostra, va benissimo, ma il resto no. Cosa rientra? Anche tutte quelle che sono le attività di pubblicità su radio e TV, però qui si apre un mondo. Perché? Perché il bonus pubblicità, dovete sapere, che non ha scadenza. Tranquilli, un attimo, cioè, vi dico la norma, è una norma senza scadenza.
è intervenuto il legislatore in tempo lockdown 2020 e in tempo pandemia, insomma, ma siamo in questa zona rossa che è un mezzo lockdown, oggi con due novità. Cioè, cosa prevede la normativa di base? Che quotidiani, testate giornalistiche, radio e TV, viene riconosciuto un bonus del 75% in base al costo, però considerando il differenziale rispetto all'anno precedente. Che significa? L'anno scorso ho investito 10 euro in testata giornalistica, quest'anno preparo un progetto da 100.000 euro, 100.000 meno 10, quindi la differenza, posso recuperare il 75%. Che è successo però che nel 2021, parliamo di questa normativa, non quella dell'anno scorso, la modifica è semplice. Il legislatore dice sospendiamo il 75 per le testate giornalistiche, mettiamo il 50 ma senza differenziale, che significa che non vado a guardare la differenza tra anno precedente ed anno in corso. Quindi questa è la novità. Brutta notizia che oggi è passato il 31 marzo, quindi tutto ciò andava fatto entro il 31 marzo. Però, ripeto, auspico che ci sia la riapertura termini, come ci fu l'anno scorso, dove i termini furono riaperti al 31 ottobre. Quindi il legislatore vide, insomma, che c'era questo affanno legato al lockdown, al Covid, e ancora siamo in affanno, quindi spostò il termine originale da 31 marzo a 31 ottobre. Quindi questo ce lo possiamo aspettare. Quindi sulla pubblicità... un'altra cosa da dire, se parliamo di radio e TV, il differenziale, io ho zero l'anno precedente e quest'anno 100.000, c'è il differenziale? No. Allora, il legislatore ha chiarito che zero non è un valore, non è un investimento. Quindi non c'è da zero a 100.000, può essere da un euro, da 0,50 centesimi, cioè da un minimo di investimento dell'anno precedente, fosse pure un euro, e la nuovo progetto. Invece, ripeto, per quanto riguarda i quotidiani, le testate giornalistiche, non per forza quotidiani, testate giornalistiche possono essere anche mensili o bimestrali o insomma semestrali o annuali, possono danno diritto al 50%. Anche qui, insomma, dobbiamo aspettare, è un po' particolare quello su pubblicità, perché c'è un progetto entro il 31 marzo, auguriamoci entro il 31 ottobre, a fine anno, a gennaio, per meglio dire, quindi finito l'anno, c'è la rendicontazione. Dopo la rendicontazione, normalmente entro il 31 marzo, c'è la distribuzione. Quindi vedremo le liste, se siamo rientrati, in che misura e quanto ci è concesso. Chi può richiederlo? Imprese, lavoratori autonomi, tutti. Quindi non c'è una chiusura a questi buoni pubblicità. In quanto tempo si ottiene, ripeto, c'è la doppia gestione del progetto, quindi non c'è bisogno di carte, ma solo di presentare il modulo online che va presentato dal 1 al 31 marzo, rendicontazione a gennaio e poi verifica a marzo che tutto sia in linea. Ripeto, per imposto riguarda l'editoria, quotidiani e periodici, bene non ammessi, come dicevamo, è indicato quindi cartellonistica, pubblicità tramite social, ma io spendo tanto di Facebook e anche noi tantissimo, però della serie, se vogliamo ottenere il bonus, dobbiamo fare riferimento alle testate giornalistiche classiche. Area ZES, io mi fermo, se avete altre domande, ma vi lancio solo il principio dell'area ZES, anzi se volete possiamo anche parlare un po' di formazione 4.0, se vuoi. Ecco, secondo me sì, perché domande in questo momento non ci sono più, mentre il tema della formazione è un tema ricorrente, perché perfetto, soprattutto nel nostro comparto, che è quello della sicurezza e la formazione all'ordine del giorno, sia per la parte perfetto interna che per la parte esterna. Quindi... Allora, questo è un argomento eccezionale. Perché? Perché la formazione è il pilastro delle aziende. Chi pensa di costruire un'azienda senza formazione non ha chiaro quella che è la sua visione per il prossimo futuro. Io ho partecipato 10 anni fa a un incontro in Europa dove rappresentavo la mia categoria professionale e stavamo parlando in questo tavolo europeo di formazione continua. Boh, che cos'è? Che significa formazione continua? E 10 anni fa, credetemi, era difficile parlare e raccontare formazione continua. Quando i relatori, quindi ero uno dei relatori, rappresentavo l'Italia per i dottori commercialisti, quando cominciai a parlare, parlavo di laurea, valore,
Io ho di difficoltà perché il traduttore diceva: dottore, ma che significa? Come che significa? In Italia abbiamo la laurea. Dottore, ma che significa valore legale? Ma come che significa? Guardi, ma come che significa valore legale? Vuol dire che io mi laureo presso un'università statale o privata, c'ho un attestato. Allora, quando il traduttore riuscì a trasferire questo concetto, perché gli altri neppure avevano capito cosa fosse valore legale, ma ve lo spiego il problema, è che ero all'interno di una sessione europea dove si parla di formazione e nel mondo non esiste il valore legale, non esiste. Cioè, in America, in Europa, nel mondo vale quanto valgono i tuoi attestati formativi, ma non attestati che ti riconosce lo Stato, quindi uguale valore legale, ma tu intanto hai valore in base ai corsi che hai seguito, che hai delle attestazioni. Cioè, questo è il principio della formazione che ho capito sulle mie spalle, feci una figuraccia, insomma, quando io non riuscivo a capire, insomma, perché non c'era comprensione tra di noi. Ma oggi è chiarissimo perché oggi formazione continua e vengo al bonus, vuol dire che il nostro dipendente, i nostri manager, i nostri collaboratori devono essere formati fino al giorno della morte, cioè solo in punto di morte e vabbè, non si può formare più. Ma ogni giorno dobbiamo parlare di formazione che, ripeto, è un concetto sacrosanto nel mondo, d'Italia facciamo fatica, eh. La facciamo fatica, formazione continua. Vengo alla formazione 4.0. Se ascoltate, ma è su internet, la presentazione del piano transizione, prima si chiamava piano industria 4.0, gli è stato cambiato anche il nome, perché Patuanelli all'epoca voleva far capire: guardate, qua non è industria, qui stiamo trasformando l'Italia. E tanto è vero che Patuanelli in quella conferenza stampa dichiarò che il piano transizione per ora è una legge da 2 anni, ma varrà per 15 anni. Cioè, noi vedremo tutte queste novità dei crediti fiscali per i prossimi 15 anni. Quindi non è una novità che riguarda solo l'attualità. Vengo alla formazione. Patuanelli, in quella conferenza stampa, disse una cosa che disse: vabbè, non ci sarà più il bonus, perché disse Patuanelli: dice, guardate, noi abbiamo i dati, abbiamo stanziato 10 miliardi. 8-9 miliardi, una cosa del genere, disse, ne hanno utilizzato l'1,3. Quindi io proporrò al governo di non presentare più finanziamento 4.0. Il legislatore invece, più duro di Patuanelli, ha fatto passare la formazione. Ma perché? Perché non è che se il mio figlio non studia, io lo cancello dalla scuola. Io dirò al mio figlio tutti i giorni, studia, 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 studia. Quindi idem, cioè togliere questo bonus voleva significare togliere un'opportunità. Vengo alla fatto questo piccolo sprologo storico recente, insomma, perché parliamo dell'anno scorso. Che cos'è il bonus formazione 4.0? Possiamo recuperare fino al 50% delle attività di formazione del personale. Per ora non fatevi ingannare, ma la normativa dice 2022. Quindi 2021, ma per me c'è stato, cioè, io me lo sono trovato, ho detto, ma avranno sbagliato a scrivere la norma, perché non è possibile. Cioè, se Patuanelli mi dice così, non vedo perché ci sia. Cosa serve? Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione. Questa ve la leggo, guardate, ve la leggo. Della formazione del personale nel settore delle tecnologie rilevanti, per il settore di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Cioè, questo è in linea con i famosi 24 miliardi di euro. Cioè, se l'obiettivo nei 24 miliardi di euro stanziati per il 2021-22 per le imprese, per la innovazione tecnologica, sarebbe stato un controsenso in un legislatore, ripeto, che non oculato, che non usasse la diligenza e il buon padre di famiglia, non prevedeva la formazione. Quindi vuol dire che, ripeto, cosa serve il bonus formazione 4.0? Cioè, vuol dire che la formazione è in questi temi, cioè quelli relativi al settore delle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione. Un'altra cosa riguarda tutte le imprese del territorio e un'altra cosa importante, ve la dico, ma non riguarda queste slide, è che la formazione non deve riguardare
macchine che sto installando o installate. Questa è una grande confusione, perché lui dice: guarda, ma io devo fare una formazione sui macchinari industria 4.0, ma quando li comprerò mai questi macchinari 4.0? No, viene finanziata la formazione anche se non ci sono questi macchinari, perché il principio, e condivido, del legislatore è quello della cultura aziendale, cultura di impresa. Oggi anche una farmacia investe in 4.0 sostituendo gli scaffali con i robot, con la robotica. Quindi è assurdo che, ripeto, non si faccia formazione. Cosa però, vediamo un attimo nel principio, però cosa vado a recuperare? Il costo del formatore? No, vado a recuperare innanzitutto il valore delle ore dei dipendenti che si sono formati. Quindi è un iter che riguarda in modo particolare, addirittura arriviamo al 60% per i dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, che leggete insomma quali sono i requisiti. Quindi quali sono le materie? Big data e analisi dei dati, cloud e risorse di calcolo, cyber security, sistemi cyber security, fisici, prototipazione, visualizzazione e realtà aumentata, robotica, insomma lo leggete. Questo per dirvi che devono rientrare in queste categorie specifiche. Poi siamo italiani, la fantasia non ci manca, quindi un corso che riusciamo a farlo entrare in cyber security, poi lo troviamo sempre la soluzione. Però, ripeto, queste qui sono le macro aree di intervento per la formazione 4.0. Domanda, ma io voglio fare il corso sul marketing, rientra? No, non mi risulta. Per quanto riguarda il marketing, social media marketing, sì, nel senso sì. Quindi tutto ciò che riguarda la possibilità di poter integrare, integrazione digitale dei processi aziendali. Quindi l'e-commerce, social media marketing, non il marketing ordinario, rientra nell'ultima sezione. Ripeto, poi vi fate aiutare insomma da chi eroga questi servizi, che meglio di noi sa come fare. Quindi le spese ammissibili, lo abbiamo visto, e anche per le spese del personale dipendente, quindi che si formano. Novità però qual è? Che possono anche essere agevolate le ore di autoformazione. Che significa? Significa che se c'ho uno bravo, detto tra di noi, uno bravo ed esperto in azienda che ha queste competenze e mi forma i dipendenti, quindi i suoi colleghi, sì, anche lì possiamo recuperare il 30% di quello che è la sua formazione e in più il 50% di quella che è la formazione, delle ore lavoro della formazione dei colleghi dipendenti. Le spese di persona dipendente relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, i corsi dei servizi di consulenza connessi. Allora, qui c'è tutta una analisi che va fatta, però sinceramente, per quanto riguarda queste innovazioni, perché addirittura la norma sembra aprire anche alle spese amministrative, locazione, generali. Sì, ma facciamo attenzione. Cioè, guardiamo sempre in maniera oculata, perché il primo principio è che le ore dei discenti, cioè dei dipendenti che si stanno formando, lì è palese e certo, e lì andiamo a recuperare per quelle ore la quota oraria lorda più i contributi INPS, più i contributi assicurativi INAIL, più quota di TFR tredicesima, eventualmente quattordicesima, ma ripeto, dobbiamo fare molta attenzione per le novità del legislatore, dove addirittura ha aggiunto anche quello che sono le spese indirette e che possono essere considerate. Documenti necessari, ve la lascio, ma certamente è una formazione come le aziende serie, come Sex Solution sanno fare, quindi vuol dire tracciato, verificato, documentato, certificato, c'è la formazioncina con la firmetta, non vale, non è quella formazione. Bonus fiere internazionali è bellissimo, solo che in questo momento parlare di fiere internazionali dove non possiamo muoverci è... Andrea, io per quanto riguarda il tema, poi con piacere rispondo a domande o facciamo... Dimmi tu. Sono qua.
Senti, no, io direi, beh, intanto complimenti per la chiarezza, io sono stato attento come gli altri, devo dire che anche come azienda ho preso qualche spunto, perché ovviamente non si finisce mai di imparare, soprattutto quando si parla di crediti, quindi abbiamo tutti delle orecchie molto vigili. Quindi io direi che per quello che riguarda la parte per la quale avevamo fatto l'invito, cioè quello di risultare più competitivi e recuperare liquidità, ci sono molti elementi su cui poter ragionare. Io ai partecipanti posso dire, beh, domande non ce ne sono più in questo momento. Devo dire che mi è piaciuta la tua disponibilità di farti interrompere di tanto in tanto, non è da tutti, sulle domande che arrivavano, perché spesso i relatori preferiscono finire e poi rispondere per una questione. Invece devo dire, quindi 2-0 per te, andiamo avanti in questo modo. La cosa che volevo dire era per i partecipanti, le slide verranno comunque inviate. E se avete bisogno di approfondire i temi che sono stati trattati, avete comunque tutti i nostri riferimenti, non esitate, ovviamente senza impegno, perché come dicevamo prima con Strazzullo, con Antonio, qui non è che si va a contratto, stiamo cercando tutti di risolvere delle problematiche per dotare la nostra azienda di una certa liquidità e di crescere al meglio. Il Covid, parlo anche per noi, è stata pur nella disgrazia una scuola di vita perché ha reso necessario anticipare tutta una serie di cose, tra cui la digitalizzazione, quindi nella disgrazia noi siamo stati, anche se è una parolona un po', è quasi una bestemmia di fronte a un prete, ma è stato un vantaggio, perché non vi nascondo che alcune cose, soprattutto lato formazione, non avremmo probabilmente fatte nei prossimi 3 anni. Questo è lo scenario. Detto ciò, io non mi dilungo. Giuseppe, vedo che sei in linea, hai qualcosa da aggiungere alle cose che ci siamo raccontati? Attiviamo, ecco, ma assolutamente da aggiungere, no. Ho da ringraziare anch'io Antonio perché è sempre estremamente chiaro, preciso e soprattutto concreto nella sua esposizione. E quindi anche per me che sono un collega che mastico la materia, sentirlo parlare è sempre molto interessante e impari sempre qualcosa da Antonio. Quindi lo ringrazio assolutamente. Mi fa molto piacere che sia entrato in maniera così puntuale, pratica e operativa, perché il taglio che noi, Andrea, abbiamo sempre seguito in tutte queste giornate formative, che sicuramente continueremo a seguire, perché il nostro messaggio non vuole essere solamente dottrinale, ma vuole essere soprattutto operativo, quindi dare degli strumenti concreti in mano all'azienda. Mi ricollego semplicemente in maniera molto veloce all'ultimo passaggio che ha fatto Antonio sulla formazione. Lui giustamente ha focalizzato l'attenzione sulla formazione 4.0. Io colgo l'occasione per ricordare a tutti che oggi esiste uno strumento importantissimo messo a disposizione, che è il Fondo Nuove Competenze, che sarà oggetto anche di analisi al forum di Sex Solution quest'anno. È uno strumento importante proprio per la formazione finanziata, per far crescere la professionalità chiaramente di tutti gli addetti all'interno dell'azienda a seconda dei vari livelli, e soprattutto è a costo praticamente zero. Anche qui ci sono delle scadenze, ne parleremo nel corso del forum, però la formazione, che sia formazione finanziata dai soggetti, dai fondi interprofessionali, che sia formazione che arriva finanziata per mezzo degli enti bilaterali, per mezzo del Fondo Nuove Competenze, della 4.0, cioè oggi diventa veramente importante sapere, conoscere e fare la differenza, perché come dicevamo in apertura, per poter essere competitivi in un mercato come quello attuale, bisogna conoscere bene gli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono di natura fiscale, che sono di natura formativa, che sono di natura di incentivo al lavoro. Per cui io invito tutti i nostri partecipanti a mandare le eventuali quesiti, dubbi alla redazione, che sicuramente noi risponderemo e saremo di supporto con la Ethos Academy a tutte le loro questioni, dubbi e perplessità.
Ci tenevo a fare questo passaggio perché mi è piaciuto, lo ricordo ancora una volta, veramente il taglio pratico di Antonio, col quale siamo allineati, lavoriamo molto bene e è sempre un piacere ascoltarlo. Grazie, Grazie a te e grazie. grazie Antonio. Sì, ma poi Grazie a c'è un voi. altro aspetto prima di chiudere che aggiungo e che ha detto velocemente prima Antonio, prima questi professionisti che noi mettiamo in campo non sono in sostituzione dei consulenti, sono in affiancamento. Io accennavo quando ci siamo conosciuti da Antonio che ho avuto un problema analogo. Il mio commercialista, benché sia uno studio strutturato, se ci ascolta lo sa, non è un segreto, mi diceva che alcune attività non rientravano nel nostro mondo. Nella realtà ho conosciuto un consulente che mi ha detto guarda che sì, e io ho fatto esattamente il processo che diceva Antonio, quindi attività svolte come si deve, perizia giurata, asseverazione, che abbiamo fatto delle robe per incamerare denaro, abbiamo fatto le cose a modo. Questo per dire che spesso i consulenti tradizionali o per egoismo o per cecità o per altri motivi non danno queste risposte. Per cui un affiancamento a chi si occupa di queste cose e le mastica tutto il giorno, secondo me oggi è fondamentale. Questo è lo scenario. Posso una chiacchiera? Posso un attimo? Certo. Allora, scusa, mentre approfitto di questo, vi do un'idea. Noi nella formazione che abbiamo per i nostri consulenti commerciali c'è una slide che dice bello, 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 ma perché il mio commercialista non me l'ha detto? E io l'ho fatta io quella slide, sinceramente, e ho scritto il tuo commercialista è il migliore che ci sia. Dall'altro lato risponde l'imprenditore, ma che conosci Mario? Dico no, non conosco Mario, ma il tuo commercialista si interessa di dichiarazione IVA, di redditi, di finanza, di bilanci. Dottore, come fa a saperlo? Conosce? No, guarda, non conosco Mario, 35 anni di professione. Cosa voglio dire? Che gli ottimi colleghi sono in campo per tantissime cose. C'è chi ha scelto però di specializzarsi in una realtà micro ma specialistica. Una volta si andava dall'ortopedico. Oggi, se ti si rompe un dito, vai dall'ortopedico della mano, non vai da quello del menisco, perché sai bene che è fondamentale la sua esperienza nell'aver fatto 100 operazioni alla mano. Quindi questo per dire cosa? Che non è, come dire, un problema del commercialista che, come dire, lo fa per cattiva fede, perché vuole creare danno, ma perché il collega fa tantissime attività in maniera egregia, esemplare, ma non ha la specializzazione. Cioè, nel senso che oggi si va sempre di più verso la super specializzazione. Questo mi volevo solo sottolineare. No, doveroso e chiaro. Bene, quindi io direi, non ci sono altre domande, abbiamo sforato i tempi, ma l'argomento era talmente interessante che meritava una trattazione anche più approfondita, ma mi rendo conto che poi gli impegni sono quelli per tutti. Quindi, grazie ancora, vi manderemo le slide, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento. Io ringrazio ancora Antonio Strazzullo e Giuseppe Grazie. Ligotti per la fiducia che ci danno. Mi auguro che i professionisti che sono presenti, gli operatori che sono presenti, facciano tesoro di queste cose perché non rappresenta solamente la possibilità di finanziare l'impresa, vuol dire anche farla crescere, che è una cosa importante per stare sul mercato, perché il mercato, ahimè, è sempre più competitivo e sempre più birichino sotto certi aspetti. Detto ciò, grazie ancora, buona serata e alla prossima tappa che vi comunicheremo a breve. Buona serata a Grazie, tutti, buona auguri, serata e grazie ancora. grazie. Ciao. Grazie, buona serata a tutti. A voi.